amica, bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere dalle immagini, io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Magic Sun. Questo è un gomitolo da 50 grammi e 150 metri circa. Va lavorato, perlomeno l'etichetta consiglia l'uncinetto del 3,5-4. Allora, dato che io ho la mano, diciamo, un pochino stretta, ho lavorato con l'uncinetto del 4,5, in modo da ottenere una lavorazione un pochino morbida, dato che io, diciamo, lavoro stretto. Allora, dicevo che questo è 50 grammi, 150 metri. Vi dico anche la composizione, che è 50% di viscosa da canna da zucchero e 50% poliestere. Questo filato io l'ho scelto anche per queste micro pagliette che ci sono all'interno di questo filato, quindi sono anche in tinta e penso che dà anche, diciamo, queste micro pagliette danno anche un tocco di eleganza in più. È un filato morbidissimo, è come se indossassi della seta. È, diciamo, che è molto morbido, non pizzica, non dà fastidio, e lo consiglio veramente. Io, diciamo, che tutti i filati della Mistrico sono tutti veramente belli, straordinari, uno più bello dell'altro. Infatti io li sto provando tutti. Infatti di questo Magic Sun ho altri colori che, diciamo, più avanti voglio fare altri progetti, perché l'ho lavorato, ho fatto la giacca, quindi l'ho lavorato e sono rimasta veramente molto soddisfatta, mi piace tantissimo, quindi io lo consiglio. Poi soprattutto per fare questi lavoretti, come con questo filato possiamo fare delle giacche, dei coprispalle, non lo so, possiamo fare anche, insomma, possiamo fare un sacco di cose. Allora, vi ho presentato il mio filato per quanto riguarda, diciamo, la lavorazione della giacca, e quindi adesso possiamo iniziare con la lavorazione. Allora, io per il mio progetto ho montato 125 catenelle. Allora, 123 catenelle sono il multiplo di 3, più 2, ho messo più 2 catenelle perché iniziamo e finiamo il giro con una maglia alta. Allora faccio 3 catenelle in più per iniziare con la prima maglia alta, vado nella quarta catenella e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Adesso faccio tutto il giro a maglia alta, quindi lavoro tutte le mie catenelle a maglia alta, così. Ok, quindi arrivo alla fine del giro, eccomi. Allora, fatte le mie 125 maglie alte, adesso faccio 3 catenelle più una di separazione e giro il mio lavoro, salto una maglia di base, quindi vado nella maglia seguente e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, una catenella, salto 2 maglie, 1, 2, nella terza maglia lavoro 3 maglie alte chiuse insieme, quindi ho inserito l'uncinetto nel punto, preso il filo, esco da 2, rientro, prendo il filo ed esco da 2, rientro ancora nella stessa maglia, prendo il filo ed esco da 2, e adesso chiudo le mie maglie, una catenella, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, una catenella di separazione, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro le mie 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 2, 3, e chiudo, una catenella, salto 2 maglie, nella terza lavoro le 4 maglie alte, quindi vado avanti così per tutto il giro.
Allora, sono quasi alla fine del giro. Allora, ho lavorato le mie 4 maglie alte. Adesso ho fatto una catenella, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro le 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, salto una maglia, vado nella terza maglia alta, quindi vado nella terza catenella e lavoro una maglia alta. 1, 2, 3 catenelle e giro il mio lavoro. Faccio una catenella in più. Allora, qui abbiamo una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme e una catenella, quindi abbiamo lo spazio di una catenella. Vado nel secondo archetto di una catenella e lavoro una maglia alta. 2 catenelle. Torno indietro e vado qui. Nell'archetto di una catenella che abbiamo saltato, quindi entro e lavoro una maglia alta. Abbiamo lavorato 2 maglie alte incrociate, una catenella, anzi, scusate, 2 catenelle. Allora, 2 catenelle di separazione. Andiamo qui dove abbiamo le 4 maglie alte. Vado al centro delle 4 maglie alte, entro qui e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Scusate, prendo un po' di filo. Ok. Adesso ho fatto 2 catenelle di separazione e faccio ancora le 2 maglie alte incrociate, quindi salto il primo archetto, vado nel secondo archetto, prendo il filo e lavoro una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Adesso torno indietro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa qui al centro delle 4 maglie alte, 2 catenelle, e lavoriamo le 2 maglie alte incrociate, quindi salto il primo archetto, vado nel secondo, entro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle di separazione, torno indietro e vado qui nel primo archetto e lavoro una maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia bassa proprio qui al centro delle 4 maglie alte, 2 catenelle e lavoro le maglie alte incrociate, quindi salto il primo archetto, vado nel secondo, faccio una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro, vado nel primo archetto e lavoro una maglia alta. Così. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del giro, quindi ho finito con 2 catenelle, una maglia bassa al centro delle 4 maglie alte, 2 catenelle e chiudo con una maglia alta nella terza catenella. Faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta e giro il mio lavoro. Faccio una catenella di separazione. Vado qui dove abbiamo la maglia bassa, lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3. Una catenella. Vado qui dove abbiamo le 2 maglie alte incrociate separate da 2 catenelle, lavoro 4 maglie alte. Filo. 1, 2, 3, 4. Una catenella. 3 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa, 1, 2, 3, 3 maglie alte chiuse insieme, così, una catenella, 4 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle dove abbiamo le 2 maglie alte incrociate, 1, 2, 3, 4. Una catenella e così via. Quindi adesso qui nella maglia bassa lavoriamo le 3 maglie alte
chiuse insieme, una catenella di separazione, e vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, ho finito il giro, ho fatto le 4 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle dove abbiamo le 2 maglie alte incrociate, una catenella di separazione e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia alta, così 3 catenelle più una, quindi facciamo sempre una maglia alta all'inizio e una catenella di separazione. Qui abbiamo il gruppo di 4 maglie alte, quindi salto la prima, la seconda, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro di una maglia e lavoro una maglia alta incrociata, così, 2 catenelle, vado qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle. Quindi faccio adesso la maglia alta incrociata, salto la prima, la seconda, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta, 2 catenelle di separazione, maglia bassa dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle e lavoro le 2 maglie alte incrociate, quindi salto la prima, la seconda, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle di separazione, torno indietro e lavoro la maglia alta e vado avanti così per tutto il giro. Eccomi, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto 2 catenelle, una maglia bassa dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia alta. Adesso dobbiamo seguire sempre questa sequenza, quindi facciamo 3 catenelle più una, giro il mio lavoro, qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme, così, una catenella. Qui dove abbiamo le 3 catenelle, le 2 catenelle, scusate, le 2 catenelle dove abbiamo lavorato le 2 maglie alte incrociate separate da 2 catenelle, quindi nell'archetto lavoriamo 4 maglie alte, 2, 3, 4, una catenella, lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme nella maglia bassa seguente. Una catenella, 4 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle, così. Quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro, dove abbiamo le 4 maglie alte, lavoriamo, dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua, quindi nel prossimo giro dobbiamo ripetere questo, dove facciamo le 2 maglie alte incrociate sulle 4 maglie alte, 2 catenelle, una maglia bassa nel dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri, va bene? Quindi adesso vado avanti e ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza, che poi dobbiamo dividere il lavoro per lavorare il davanti e il dietro separatamente, quindi poi lasciamo lo spazio per le braccia, va bene? Adesso ripeto, dobbiamo ripetere sempre questi due giri e ci ritroviamo dopo per continuare insieme. Eccomi qua, allora io sono arrivata alla mia misura, adesso dobbiamo piegare in due il nostro lavoro e mettere i motivi uno sull'altro, quindi li dobbiamo mettere così uno sull'altro fino diciamo ad arrivare qui e prendiamo la metà del nostro lavoro. Io qui ho messo un marcapunti, in pratica la lavorazione vi faccio vedere lo schema. Io sto lavorando su questo schema che ho preso da Pinterest, quindi arrivata adesso alla misura sotto le braccia dobbiamo dividere il lavoro in tre parti, quindi lavoriamo la parte delle spalle
due davanti. Quindi prendendo la metà del lavoro, adesso dobbiamo prendere una metà del davanti e lo mettiamo proprio qui dove abbiamo il marcapunti, così. E poi prendiamo anche l'altra metà e mettiamo così. Quindi devono essere vicine e devono combaciare proprio qui dove abbiamo il marcapunti, così. Quindi mettendo i due davanti proprio qui dove abbiamo il marcapunti centrale, vado a contare i miei motivi. Io lascio 1, 2, 3, 4, 5 e nel sesto ho messo un marcapunti. E quindi la stessa cosa ho fatto dall'altra parte. Ho lasciato, io conto i ventaglietti 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto ho messo un marcapunti. Quindi faccio la lavorazione che abbiamo qua. Così. Adesso lavoro la parte delle spalle. Quindi lavoro, inizio da qui, allora qui è metà davanti. Qui ho le 3 maglie alte chiuse insieme. E qui devo fare il ventaglietto, quindi da qui lavoro la parte davanti dove abbiamo le 3 maglie alte, questo spazietto così, questo lo lascio per gli scalfi e inizio a lavorare da qui dove abbiamo dove dobbiamo fare le 4 maglie alte. Allora, io sono sul dritto del lavoro, guardate bene le vostre maglie perché anche se sono giri di andata e ritorno, le maglie alte si notano dove sono dritto, dritto e rovescio. Quindi io la parte più bella, che a me sembra più bella, è questa e quindi io continuo a lavorare da questa parte che è sul dritto. Sì. Ok. Allora, dicevo, parto da qui, proprio da qui. Qui abbiamo dove dobbiamo fare le 4 maglie alte, quindi lascio le 3 maglie alte e inizio a lavorare da qui. Vediamo. Quindi prendo un marcapunti e segno la partenza della lavorazione e metto anche un marcapunti dove mi devo fermare qua, e quindi questo è lo spazio dove lascio sotto il braccio lo scalfo. Ok, quindi adesso prendo il filo e iniziamo a lavorare. Eccomi. Allora, io qui non ho staccato il filo, così poi quando finisco di lavorare la parte delle spalle continua la lavorazione con il metà davanti, quindi questo filo non lo stacco e inizio un gomitolo nuovo e vado qui dove ho messo il marcapunti e ricomincio a lavorare. Lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta, come sempre rientro nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro le 4 maglie alte. Una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme nella maglia bassa, 1, 2, 3, una catenella, 4 maglie alte nell'archetto, 1, 2, 3, 4, una catenella e continuo fino ad arrivare qui dove ho il marcapunti. Eccomi, sono arrivata al mio marcapunti. Quindi vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro le 4 maglie alte. 3 e 4. Adesso faccio 3 catenelle più una e giro il mio lavoro.
Adesso lavoro due maglie alte incrociate, quindi salto la maglia seguente dopo le 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta, 2 catenelle, torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta incrociata. Ecco, e come vi dicevo, lascio questa parte per lo scalfo. Faccio dei giri di andata e ritorno qui dove ho iniziato il lavoro fino ad arrivare all'altezza delle mie spalle e poi la stessa cosa faccio con il davanti sia da questa parte che dall'altra. Ovviamente devo lavorare la stessa altezza del dietro, ok? Quindi lavoro questa parte, la parte qui della schiena e l'altra metà del davanti. Sono solo dei giri di andata e ritorno, quindi non dovete fare niente, non dovete aumentare né diminuire. Quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza delle nostre spalle. Eccomi. Allora, lavorate le tre parti, quindi ho lavorato metà davanti, queste sono le spalle e l'altro metà davanti. Allora, io per arrivare alla spalla ho lavorato. Allora, vi faccio conto i motivi dei ventaglietti, diciamo ventaglietti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motivi di 4 maglie alte. La stessa cosa ho fatto qui, la metà del davanti e anche l'altra metà. Allora, io vi ricordo che sto facendo una taglia piccola, una S. Adesso piego le due parti in questa maniera. Piego una metà. Scusate per lo spazio. Quindi metto il davanti, lo metto qui dove ho la parte delle spalle, della schiena per intenderci, e vado a chiudere solo 3 motivi di 4 maglie alte. Così metto un marcapunti così per chiudere. Uno qui, uno qui e per farvi vedere. E uno qui. Ecco. Quindi chiudo 3 motivi di 4 maglie alte e questa è l'apertura della giacca davanti e faccio la stessa cosa qui dall'altra parte. Quindi qui devo cucire le spalle. L'unica cucitura che abbiamo sono qui sulla spalla. Ok. Lavoro scivola. Ecco. E questa è l'apertura della giacca. Poi, una volta cucite qui le spalle, poi iniziamo a fare le maniche. Io farò delle maniche, non farò le maniche lunghe, farò delle maniche corte. Poi, volendo, quando la giacchetta sarà finita, possiamo mettere dei bottoncini, quindi ho dei bottoni proprio qui all'inizio. Io ho intenzione di mettere solo un bottone centrale perché per farlo, ecco, vi faccio vedere. Così voglio l'apertura davanti. Anzi, veramente chi lo deve indossare vuole l'apertura qui davanti, vuole solo un bottone centrale. Quindi voi potete scegliere se mettere dei bottoni, diciamo 3-4 bottoni, se ne volete due o uno, fate voi. Ok, adesso io vado a cucire qui le spalle e poi iniziamo a fare la manica. La manica, come sempre, è molto semplice da fare perché dobbiamo riprendere la lavorazione intorno allo scalfo. Ok, quindi adesso vado a cucire e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, io ho cucito le spalle.
Come potete vedere, sto imparando anche a cucire. Non si nota tantissimo. Allora, ho cucito qui e ho cucito qua, tre motivi. Tre motivi di 4 maglie alte. 1, 2, 3. Nel frattempo ho iniziato anche la manica. Allora, avevo detto che facevo la manica corta, però man mano che lavoro, cioè io la immagino con la manica lunga o a tre quarti, e quindi penso che voglio andare avanti e fare la manica più lunga. Sinceramente la manica corta non piace, e allora continuo con la manica. Vediamo, ancora devo decidere se farò la manica lunga oppure a tre quarti. Però nel frattempo vi voglio far vedere come iniziare a fare la manica. Allora, prendo un altro gomitolo, perché qui ho il gomitolo che sto continuando a lavorare, e allora ne prendo un altro e inizio da qui. Allora, in questa manica ho ripreso la lavorazione, i punti, e ho fatto 9 motivi. Io conto i motivi con le 4 maglie alte, quindi ho fatto 9 motivi, e adesso ovviamente devo fare la stessa cosa da questa parte. Allora, sistemo il filo e arrivo. Allora, inizio la manica. Allora, qui abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi entro dentro la maglia bassa. Prendo il filo, faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte non chiuse. E adesso chiudo una catenella. Vado nell'archetto seguente, lavoro, cioè salto un archetto, vado nell'archetto seguente, lavoro 4 maglie alte. 2, 3, 4, una catenella. Salto, vado qui nell'archetto e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella. Vado qui dove salto un archetto, quindi vado nel prossimo e lavoro 4 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Una catenella, salto un archetto, vado nell'archetto seguente, vado qui dove abbiamo le 4 maglie alte, entro qui e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. 2, 3. Una catenella, salto un archetto. Vado qui e lavoro 4 maglie alte lavorate nella stessa maglia di base. Una catenella. Salto un archetto, vado nell'archetto seguente, anzi entro proprio qui e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Volendo possiamo entrare anche qua. Una catenella. Salto un archetto, vado nell'archetto seguente, lavoro le 4 maglie alte chiuse insieme, cioè scusate, 4 maglie alte. Mi sto confondendo. Allora, 1, 2, 3, 4. Allora, io nella prima manica ho 9 motivi di 4 maglie alte, quindi devo fare la stessa cosa qui, devo cercare di ottenere 9 motivi di 4 maglie alte. Lavoro le 3 maglie alte, una catenella e vado avanti. Quindi vado avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo iniziato. Eccomi. Allora, ho finito il giro. Quindi io ho fatto, però ovviamente questo è per la taglia, per la mia taglia, la taglia che serve a me, 9 motivi di 4 maglie alte. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi entro e chiudo con una maglia bassissima, una catenella, rientro, maglia bassa. Adesso continuo sempre con una catenella di separazione, quindi anche in questo giro continuo con una catenella, altrimenti poi la manica risulta troppo larga. 2 catenelle. Quindi ho fatto una maglia alta, ho saltato 1, 2, nella terza maglia ho fatto una maglia alta. 2 catenelle di separazione, torno indietro e lavoro la maglia alta. Una catenella. Qui dove abbiamo le 3 maglie alte, lavoro una maglia bassa. Una catenella. Adesso faccio le 2 maglie incrociate, quindi 1, salto la prima, la seconda, nella terza lavoro una maglia alta. 2 catenelle, torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta incrociata, così. Una catenella, maglia bassa, dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella, salto 1, 2, nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle, torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta. E così fino ad arrivare alla misura desiderata della manica. Quindi il punto lo sapete. E potete continuare fino, ripeto, alla misura della vostra manica, diciamo se la volete corta, lunga, tre quarti. All'inizio, cioè, avevo detto che volevo fare io la manica corta, invece non piace molto la manica corta, quindi io adesso vado avanti. Ok, dopo che abbiamo fatto le maniche, poi vediamo di fare un bordino qui. Facciamo un bordino poi tutto intorno, partiamo dal basso, scusate che mi sto, partiamo qui dal basso e poi facciamo un bordino tutto intorno anche allo scollo, quindi facciamo tutto un bordino, partiamo dal basso, facciamo tutto il giro e arriviamo poi, facciamo poi dei giri di andata e ritorno. Ancora non so che bordino farò, devo decidere. Ok, intanto vado avanti con la manica e ci ritroviamo dopo. Eccomi qua. Allora, finite le maniche, io mi sono fermata, ho fatto le maniche a tre quarti. Nel frattempo, dopo che ho finito le maniche, ho fatto 2 giri di mezze maglie alte tutto intorno al bordo e solo sul davanti, quindi ho fatto in metà davanti 2 giri di mezze maglie alte, ho preso tutto lo scollo e poi anche l'altra metà del davanti. Ok, quindi adesso faccio un bordino. A chi non piace il bordino può lasciare così. Se non piace la mezza maglia alta, può fare dei giri di maglie basse. Allora, qui ho ancora il filo attaccato. Allora, facciamo così. Inizio con una catenella. Allora, scusate un attimo, ecco, ho scucito. Quindi ho fatto la mezza maglia alta, una catenella e giro il lavoro. Rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, salto 1, 2, 3 nella quarta maglia, lavoro 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia. Una catenella,
maglia seguente 3 maglie alte 1 2 allora 2 3 2 catenelle salto 1 2 3 maglie nella quarta lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella maglia seguente 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa 2 catenelle salto 1 2 3 e nella quarta ripeto le 3 maglie alte separate da una catenella quindi 3 maglie alte una catenella maglia seguente 3 maglie alte 1 2 3 Ecco, quindi vado avanti così per tutto il giro, quindi dobbiamo lavorare tutto intorno alla giacca, tranne non dobbiamo lavorare il dietro, ma dobbiamo lavorare il bordo della giacca, il davanti e lo scollo. Come sono alla fine del giro, devo fare l'ultima maglia alta delle tre. Faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e giro il lavoro. Salto la maglia centrale, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Salto l'archetto di una catenella, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Salto la maglia centrale, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 3 archetti. Adesso 1, 2, 3 catenelle. Salto qui dove abbiamo le catenelle, la maglia bassa, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa e faccio le 5 catenelle, 3, 4, 5. Salto la maglia centrale, vado sulla terza maglia, maglia bassa. 1 2 3 4 5 salto l'archetto di una catenella vado nella maglia alta e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto una maglia vado nella terza maglia alta e faccio una maglia bassa 3 catenelle salto qui dove abbiamo la maglia bassa e continuo la lavorazione per tutto il giro. Quindi vado avanti così per tutto il giro. Eccomi. Allora, finito il giro, adesso con delle maglie bassissime arrivo al centro, quasi al centro del primo archetto delle 5 catenelle. Ecco, allora faccio una maglia bassa. 1 2 maglie basse 1 2 3 4 vado qui dove ho fatto la maglia bassa entro dentro le due costine e chiudo con una maglia bassissima 2 maglie basse vado nell'archetto seguente e lavoro 2 maglie basse 1 2 3 4 e lavoro un pippiolino così 2 maglie basse archetto seguente ancora 2 maglie basse 1 2 3 4 catenelle e un pippiolino 2 maglie basse 1 2 Qui abbiamo l'archetto di 3 catenelle, lavoriamo 4 maglie basse, 1, 2,
3, 4, così. Adesso andiamo nell'archetto delle 5 catenelle, lavoriamo 2 maglie basse, 1, 2, 1, 2, 3, 4 catenelle, facciamo un pippiolino e poi ancora 2 maglie basse, 1, 2. Così. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Finito il giro, staccate il filo e poi nascondete tutti i fili. E in pratica poi la giacca è finita. Dobbiamo solo mettere un bottone, uno o due bottoni, dipende, diciamo, dai vostri gusti. Io metterò solo un bottone. Vi faccio vedere. Quindi io metto solo un bottone, nascondo tutti i miei fili e poi la giacca è pronta. Adesso la metto, quando finisco il bordo, la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. E intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Ciao.